porti davanti. Buonasera mister. Sì. Allora, 19 tiri in porta, 16 angoli, tante occasioni. Che cosa è mancato? Più un problema di testa oppure nel fare i bilanci bisogna considerare meglio questa lacuna dei pochi uomini che hanno tanti gol nelle gambe? Perché sbagliare così tanti gol, a volte anche magari semplici, dagli spalti, è molto grave, no? Se è una semifinale. Grazie. Purtroppo è un risultato pesante, infatti dentro lo spogliatoio c'è l'area di quello che era, di quella che era l'importanza di questo risultato, che poi non siamo riusciti a portarlo a casa. E magari in maniera un po' disordinata, però la partita l'abbiamo fatta. È chiaro che non siamo stati bravi ad incastrarci subito addosso, a fare queste scalature in avanti, perché non si sono trovate subito queste due punte lasciate lì a giro, che si abbassavano molto e qualsiasi respinta non ci si faceva a montargli addosso per ristrappargliela subito, e come ho detto prima ci sono costate delle corse importanti per la squadra, per riabbassare la squadra nella nostra metà campo, ecco. Però poi sotto l'aspetto delle occasioni create e della supremazia territoriale abbiamo fatto molto bene. Abbiamo sbagliato dei gol e abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo, concesso perché sono stati bravi loro, perché Politano e Berardi sono questi due calciatori qui, ecco. Prego. Questa è la spiegazione tecnica della partita, però io voglio sapere questo: perché l'Inter ha Udine aggredisce subito la partita, facendo anche intravedere finalmente un nuovo corso dal punto di vista della mentalità della grande squadra, e oggi invece subisce tutta quella che è la partita di oggi, l'ambiente che doveva essere a favore lo subisce, e cioè si sono ripetuti degli psicodrammi che purtroppo la storia di vita ci sono stati, anche se non c'è per niente la luce. Però ecco, a questo punto è tutto finito, oppure domani c'è la speranza, che, perché questa è una partita da aggredire subito, al ventesimo bisogna stare a 0-0. Per voi io sono meno bravo, ma a parlarne basta di calcio diventa più facile, a farlo dentro il campo e dentro la settimana diventa un po' più difficile con l'avversario che ti gioca contro. Loro sono venuti qui belli motivati, belli puliti da un punto di vista di tensioni, perché è stata la prima partita e si sono potuti giocare veramente liberi di testa, perché è una squadra che negli anni precedenti ha fatto vedere un buon calcio e che ora si era trovata invischiata nella zona di retrocessione e probabilmente non ha mai giocato libera. Oggi aveva la possibilità di fare questo. Noi siamo stati meno bravi, come dice lei e come ho detto poi io prima, ad incastrarci, ad essergli subito addosso, perché questi due attaccanti ci hanno portato un po' a giro, e poi sono stati gli episodi che a loro ne sono capitati molti meno di noi, che li hanno poi capitalizzati al massimo. A noi ce ne sono capitati molti e più importanti dei suoi e non siamo riusciti a portarli a casa. Poi man mano che è passato un po' di tempo ci siamo anche un po', non direi innervositi, però non siamo stati così puliti a livello mentale nelle scelte da fare, ecco. Ma la squadra ha messo veramente in campo un orgoglio, una voglia, pur sbagliando, che è ugualmente da applaudire, secondo me, ecco. Repubblica l'ultima. Non so se se ne è parlato in TV, ma
era trapelata questa cosa del fatto che, essendo scesi in campo con le famiglie dei giocatori dell'Inter, la cosa potesse essere sembrata così un approccio sbagliato a una partita di questo genere, anche se era una cosa di festa. Volevo sapere la sua opinione su questa vicenda di cui si è un po' parlato nel dopopartita, se c'è stato un eccesso di confidenza secondo lei. Ma no, noi questo qui viene fatto da tutte le parti e lo fanno in tanti, di salutare il pubblico l'ultima partita di casa, e le famiglie sono sempre un valore aggiunto, non sono mai un limite, ecco perché durante la settimana avevamo registrato un video dei bambini che incitavano il papà a fare bene questa partita, che c'era la prospettiva di andarsi a giocare qualcosa di importantissimo. Però poi ci sono gli avversari e ci sono le casualità. Secondo me oggi sono successe due o tre casualità che ci hanno girato contro, però probabilmente potevamo far meglio perché le situazioni c'erano, ecco, ci sono capitate, e soprattutto potevamo essere più determinati in quei momenti che ci sono costati poi il giocare una partita più sporca e più difficile per le rincorse dovute fare, ecco. Grazie, buona serata a tutti. Grazie.